Buongiorno, sono Roberto Peccei, il presidente della Fondazione Aurelio Peccei, e vi voglio porgere il benvenuto a nome della Fondazione Peccei a questa 28ª Aurelio Peccei Lecture, che quest'anno sarà tenuta da Claude Martin sul tema del suo rapporto al Club di Roma, che è intitolato On the Edge, the State and Fate of a World Tropical Forest. Prima di tutto vorrei ringraziare Maurizio Berretta, Head of Group Identity and Communications per Unicredit, e l'Unicredit per il loro supporto e la loro ospitalità nella Unicredit Tower qua a Milano. Vorrei anche ringraziare il Ministero dell'Ambiente e UNEP per la loro sponsorship di questo evento in occasione del World Environmental Day. E infine vorrei ringraziare moltissimo Gianfranco Bologna, il direttore scientifico del WWF Italia e anche il WWF, per la loro preziosa collaborazione che ha reso questa lecture possibile. Come ho fatto già in occasioni precedenti, prima di introdurre il relatore della Peccei Lecture e il panel, vorrei leggervi qualche brano degli scritti di mio padre, che parla in forma molto anticipatoria dei problemi che Claude Martin discuterà in forma più ampia nella sua lecture. Nel luglio del 1978 a Roma, in occasione del 10° anniversario della nascita del Club di Roma, mio padre parlò sul tema l'umanità alla svolta. Nel suo discorso, dopo aver fatto un po' il punto sulla situazione del mondo in quell'epoca, ha parlato un poco della mancanza di pace fra gli uomini, mio padre ha cominciato a riflettere sullo stato dell'ambiente, che lui chiamava sempre natura, e voglio leggervi le parole che disse in quell'occasione, e lo cito. L'uomo non è in pace neppur con la natura e per questo è destinato a subire perdite disastrose in termini di habitat, di salute e di qualità di vita. I pericoli più gravi riguardano però le risorse che amiamo definire rinnovabili e in prima linea vi è la progressiva degradazione della biomassa del pianeta. Un esempio è dato dal barbaro assalto alle foreste tropicali umide che si erano venute rinnovando in meravigliose condizioni di equilibrio per decine di milioni di anni, fino a costituire la più complessa congregazione di vita animale e vegetale esistente. Ma già il 40% di tale foreste è scomparso, mentre quello che ne resta viene bruciato o abbattuto al ritmo di 20 ettari al minuto. Se non si riesce a frenare tale orgia di distruzione, questi grandi manti verdi saranno eliminati in 3 o 4 decenni. Queste sono parole di quasi 40 anni fa, 30 anni fa. Come vedete, queste considerazioni di mio padre sono in perfetta sintonia con quello che sentiremo oggi da Claude Martin. Adesso vorrei passare la parola a Michele Candotti, che è il Chief of Cabinet dell'UNEP, che anche lui vuol dire delle parole di Michele, per favore. Il microfono, questo è live. Quindi... Sì. No, dovrebbe funzionare da solo. Sì, grazie. Buongiorno a tutti e grazie ancora al WWF, a Unicredit, al Ministero dell'Ambiente e a tutti e alla famiglia Peccei per quanto state facendo e avete continuato a fare in questi anni, molti anni in cui queste lecture tracciano un percorso culturale di sapere, di condivisione della conoscenza che è unico, basta vedere i relatori, oggi abbiamo l'onore di avere il nostro amico e ex direttore generale del WWF internazionale, Claude Martin. Grazie a te Gianfranco per questo invito che ricevo con grande piacere. Tre messaggi per poi lasciare a persone molto più competenti e più importanti questa giornata. Primo è un saluto da parte del nostro direttore generale Achim Steiner, che saluta questa iniziativa e la collega alla celebrazione di domani della Giornata Mondiale per l'Ambiente. Giornata Mondiale per l'Ambiente che ha, come sapete, come tema 7 miliardi di sogni, un pianeta, consumare con consapevolezza. Questo è un messaggio fortissimo perché mette insieme un'azione globale, le azioni che ognuno di noi nella nostra individualità e come comunità possiamo
possiamo creare, ma mette anche e ci mette in contatto col secondo messaggio, che è quello della una giornata mondiale dell'ambiente come quest'anno, in un anno particolare in cui l'agenda della sostenibilità si sta formando, si sta plasmando con tre importantissimi negoziati globali. Il primo è il Finance for Sustainable Development, che si terrà ad Addis Abeba a luglio, in cui si tratterà l'ostico tema dei mezzi per implementare l'agenda globale della sostenibilità. Il secondo è il transito dagli MDGs, i Millennium Development Goals, ai Sustainable Development Goals, quindi a ricreare un'agenda condivisa e un'agenda universale per i prossimi 20 anni. E questo vuol dire mettere insieme attorno a degli obiettivi unici e condivisi e tutti i paesi del mondo, e non più un'agenda di cooperazione e lo sviluppo come era per gli MDGs. La terza conferenza, che definisce l'anno e chiude l'anno, sarà la conferenza sul clima di Parigi. Di nuovo ci si attendono degli sviluppi concreti, delle decisioni finalmente coraggiose, politiche di fronte a quello che sta succedendo e che avremo sotto gli occhi oggi. Il terzo messaggio è, come legame con la giornata mondiale dell'ambiente e con, in particolare, con questa lecture, è quello dell'uso efficiente delle risorse, che è uno dei temi fondamentali della giornata mondiale dell'ambiente, ma anche del tema della sostenibilità. Uso efficiente delle risorse, vi do un dato su cui noi in Europa stiamo cercando di capire come fare, e gli ultimi incontri che abbiamo fatto con la Commissione europea dimostrano come il sistema europeo già vive con il meno 43%, quindi con un deficit di risorse disponibili del 43%. Quindi impostare un futuro con un deficit di questo tipo è un'azione di grande coraggio e certamente di grande riflessione politica e scientifica. Vi auguro il meglio per questa lecture, vi ringrazio ancora e saluti da tutta la famiglia UNEP e a voi tutti. Grazie mille. Grazie Michele Candotti. Grazie Michele per queste belle parole. Adesso chiederei al dottor Maurizio Berretta, Head of Group Identity and Communication di Unicredit, di anche lui dire delle parole di... Dovrebbe funzionare quando... No, uno e l'altro era proprio, non ho detto, ho preso quello di riserva, ma benissimo. Ma intanto buongiorno a tutti, benvenuti in questa nostra sede di cui siamo molto orgogliosi, e fra poco, come dire, vedrò brevemente anche di illustrare perché, proprio per la ragione che credo, come dire, tanti dei motivi che ci rendono fieri oggi di lavorare in questo complesso, come dire, condividono preoccupazioni e obiettivi che sono propri, no, diciamo, di questo mondo attento all'evoluzione, alla crescita sostenibile e attento appunto alla, come dire, salvaguardia dell'ambiente. È una, credo, novità assoluta. Normalmente questa riunione si teneva a Roma, quest'anno abbiamo la coincidenza con l'Expo e questo, come dire, ha favorito questa opportunità, e penso, diciamo, che in questo modo ci sia data l'opportunità di illustrare perché, ripeto, riteniamo questo nuovo insediamento, che è un insediamento, diciamo, importante, modello che replicheremo in molte città europee, che stiamo replicando in molte città europee nelle quali siamo presenti con banche, diciamo, controllate dal gruppo Unicredit, un progetto che, ripeto, mette insieme un modo nuovo di lavorare, mette insieme gruppi importanti di persone e valorizza, diciamo, innanzitutto
io credo, il bello, che è un aspetto, come dire, importante, valorizza la capacità di riqualificare una zona come era quella, diciamo, nella quale ci troviamo, che aveva problemi di qualità, problemi urbanistici molto significativi, e nello stesso tempo, come dire, guarda a tutto quello che è, diciamo, il massimo della tecnologia oggi disponibile per rendere, ripeto, questi insediamenti e il nostro lavoro quotidiano sempre più sostenibile. Qui l'opera di, diciamo, di riqualificazione urbana nella quale, come dire, ci troviamo e che, come penso molti di voi abbiano già avuto l'opportunità di constatare, è diventata rapidamente un punto di riferimento, diciamo, dello skyline di Milano e soprattutto un simbolo di che cosa si può fare quando si lavora, diciamo, con grandi sinergie in un rapporto molto positivo con la città, sia le istituzioni ma soprattutto la popolazione, le persone. Questa è una, ripeto, una realtà di riqualificazione di circa 300.000 metri quadri. Abbiamo, diciamo, concentrato in quest'area, per quanto riguarda il gruppo Unicredit, in questi tre, diciamo, palazzi che danno vita a questa grande, diciamo, corte su Piazza Gaia Eulenti, 4.000 persone, diciamo, erano un numero, diciamo, significativo anche in passato, ma con, diciamo, le riorganizzazioni industriali, l'automazione, nuovi modelli di produzione, in realtà oggi 4.000 persone qui nelle Torri Unicredit rappresentano forse la più grande concentrazione, certamente, diciamo, di lavoro di tutto il Comune di Milano e fra le più importanti, forse più importante anche nella provincia, e parliamo di una delle aree, come voi sapete, a più alto livello, diciamo, di industrializzazione. È un'operazione che ha consentito di diciamo, concentrare in una sola realtà, in una sola location, persone che erano sparse prima in 16 palazzi diversi, quindi con un forte, diciamo, risparmio dal punto di vista della movimentazione, delle emissioni collegate. Il calcolo che noi abbiamo fatto è come se avessimo tolto, diciamo, dalla circolazione della città di Milano, girano 7.500 vetture, e credo che questo sia, come dire, un risultato importante. Il piano complessivo porterà qui a Milano a concentrarsi da 26 edifici nei quali eravamo in 5, con, ripeto, risultati estremamente positivi da ogni punto di vista. E questo stesso processo lo stiamo facendo a Monaco di Baviera, lo stiamo facendo a Vienna, lo stiamo facendo, anzi lì è già completato, a Varsavia, e stiamo lavorando in altri paesi. Come voi sapete, noi siamo presenti con banche direttamente controllate, banche commerciali, in 17 paesi europei, e, diciamo, dovunque il livello, diciamo, di sviluppo lo consente, come dire, seguiremo questo progetto città che ci sta dando grandi, diciamo, grandi soddisfazioni. Peraltro, come dire, si dimostra che tutto questo, diciamo, è anche compatibile, rende compatibile, ripeto, risultati importanti dal punto di vista dell'equilibrio, dal punto di vista della tutela ambientale, dall'obiettivo, ripeto, della sostenibilità, con un controllo dei costi. Noi alla fine, diciamo, in questo passaggio dai 16 edifici in cui erano sparse queste 4.000 persone in questi tre palazzi, in questi tre grattacieli, ripeto, ha comportato tutti i vantaggi che ricordavo sotto diversi punti di vista, e si è accompagnato ad una riduzione dei costi che noi stimiamo in circa 25 milioni di euro l'anno. Quindi, diciamo, essere sostenibili non solo è, come dire, la strada da battere per un dato, come dire, di convinzione, ma lo può essere anche combinata con una capacità di controllo dei costi e economia sulle spese, che io credo rappresenta poi per tutti, in una fase in cui la competizione è molto forte, in cui l'attenzione, diciamo, a tutte le componenti del costo economico è sempre più importante, quindi rappresenta una bella strada tracciata per noi in primo luogo, e spero anche per molti altri. Come sapete, diciamo, questo si inserisce in una storica tradizione
di Unicredit in questi, diciamo, in questi ambiti, con queste attenzioni strategiche. Il gruppo si è dotato di una politica ambientale diciamo riconosciuta da 15 anni, da 12 anni la capogruppo Unicredit ha un sistema di gestione ambientale che è registrato EMAS, la collaborazione col WWF, essendo diciamo fondamentalmente in casa del WWF, non la ricorderò in maniera particolare, ma certamente ci ha dato e ci continua a dare grandi soddisfazioni, si sviluppa negli anni e noi penso che dobbiamo dire un grazie sentito per questo percorso insieme che abbiamo fatto e che credo abbia dato ai partner ampie soddisfazioni, così come sta dando, credo, soddisfazioni questa realtà Officine Verdi, che è nata sempre da un'idea di Unicredit del WWF e che sta trovando spazi di crescita importanti nei settori energie rinnovabili che rappresentano, come dire, un punto sempre più significativo e in forte crescita per quanto riguarda anche l'attività core della banca, cioè i finanziamenti a piani, a progetti, a iniziative con energie diciamo pulite, e questo io credo che ormai abbiamo superato i 9 miliardi di euro di finanziamento annuo, e questo credo che sia di nuovo un risultato importante per noi che abbiamo condiviso diciamo con questi mondi e queste politiche, ma diventa un risultato importante per il Paese. E un'altra, diciamo, credo cifra è importante: noi ci eravamo dati un obiettivo di riduzione, diciamo, delle emissioni di gas serra, una riduzione del 30% da qui al, diciamo, dal 2010 al 2018. Siamo già sostanzialmente sull'obiettivo, abbiamo un tasso di riduzione che ad oggi è del 29%, quindi credo che abbiamo anche, come dire, grazie alla vostra collaborazione, alla vostra spinta, lavorato bene in questa direzione. È un punto importante l'attenzione all'ambiente, l'attenzione ai problemi che il professor Pecei e non solo ci ricordavano, che fa parte di un quadro più generale nella quale la banca, ripeto, è molto attiva e molto impegnata, che è quello, diciamo, di tutta l'attenzione, diciamo, all'economia sostenibile. È un qualche cosa, come dire, che noi sentiamo forte nel nostro DNA. Quest'anno, come siamo la prima banca italiana e una delle primissime banche europee ad aver prodotto un bilancio integrato, quindi abbiamo fatto, come dire, quello che è, se vogliamo, fino ad oggi, diciamo, l'ultimo passaggio, l'ultimo gradino. Abbiamo cominciato a fare, come dire, a rendicontare le attività di responsabilità sociale dell'impresa, abbiamo redatto per anni un bilancio di sostenibilità certificato, quest'anno abbiamo fatto il primo bilancio integrato che riesce a leggere in maniera, diciamo, quasi immediata gli impegni, gli obiettivi e i risultati di natura finanziaria con gli impegni, gli obiettivi e i risultati in termini, ripeto, di sviluppo, di crescita sostenibile, di contributo al territorio. Pensate che le attività finanziate dalla banca pesano oltre il 4% sul prodotto interno lordo del nostro paese. Quindi vi ringrazio ancora una volta per, diciamo, intanto per questa partnership, vi ringrazio per essere oggi qui da noi, diciamo, in una sede che spero avrete poi tempo e modo alla fine della riunione di visitare, perché credo che meriti perderci qualche minuto. Oggi anche la giornata mi sembra, come dire, sufficientemente luminosa per consentirci, diciamo, orizzonti anche lontani. Nelle giornate buone vediamo tutta la catena alpina a seconda dal punto in cui ci poniamo. E chiudo con una curiosità, molti di voi penso lo sapranno, ma mi piace ricordarlo: da qualche tempo è attivo un sistema di rilevazione sopra il 30° piano, che consente per la prima volta di vedere e analizzare l'atmosfera,
diciamo, a livello strada e a livello, diciamo, molto più elevato, senza, come dire, cambiare zona. Finora ovviamente queste attività venivano fatte, ma per esempio per quanto riguarda Milano erano portate, diciamo, sulle torri di Linate, che non è esattamente la stessa cosa del centro città. Qui invece abbiamo la possibilità di monitorare, no, l'aria sia a livello strada, diciamo, che su, diciamo, altitudini più notevoli. E questo credo che, da quanto ci dicono gli studiosi che sono dedicati, può dare anche qui un contributo di conoscenza non secondario. Per tutto ciò, ripeto, per il cammino che abbiamo fatto insieme e che continueremo a fare, io vi ringrazio, sono particolarmente veramente felice di avervi qui oggi. Questa sala non a caso si chiama Treehouse perché ricorda un po' e vuole proprio come concetto riprendere l'idea, no, di queste case sugli alberi che tutti abbiamo o praticato o sognato da bambini, leggendo soprattutto i libri, vedendo qualche film americano. Sono appunto case sull'albero, studiate come luoghi per dove chi lavora in questo grattacielo può ritirarsi per studiare, per fare approfondimenti, per fare piccole riunioni e, come dire, segnare, diciamo, un momento di stacco, di approfondimento, come volete, rispetto all'attività, diciamo, più ordinaria di lavoro quotidiano. Siete quindi veramente, credo, in un ambiente che ispira a questo tipo di riflessioni e di lavoro. Io ringrazio tutti quanti, in particolare il professor Martin, per il lavoro che abbiamo, come dire, l'orgoglio di vedere presentato qui, e auguro a tutti una giornata di buon proficuo lavoro nell'interesse, diciamo, generale e di tutti noi. Grazie. Grazie moltissimo Maurizio Berretta. E adesso passo la parola a Gianfranco Bologna, direttore scientifico del WWF Italia e anche segretario generale della Fondazione Aurelio Peccei. Che porta ovviamente il nome del grande padre di Roberto e che, come alcuni di voi sanno, è stato il mio grandissimo maestro. Io oggi sono felicissimo di avere con noi Claude Martin, che è un grandissimo amico, è una figura straordinaria, e oggi lui ci presenta, vedete come poi tutte le cose si connettono. Lui oggi ci presenta l'ultimo rapporto al Club di Roma e tra le prime cose che scrive, ovviamente lo dirà lui stesso, fa subito la comparazione da quando per la prima volta il Club di Roma pubblicò il suo primo mitico rapporto che molti di voi conoscono bene, Limits to Growth, Limiti della crescita, che fu tradotto in italiano Limiti dello sviluppo, che per primo ha scatenato il dibattito planetario su quanto sia impossibile una crescita materiale quantitativa indefinita da parte della specie umana rispetto a un pianeta che ha dei limiti biofisici ben definiti, che oggi sono diventati, come dire, un patrimonio sempre più di tutti e soprattutto della comunità scientifica. Allora io, per introdurre l'ottimo, straordinario lavoro di Claude, vi trattengo rapidamente su due cose fondamentali. Prima di queste voglio dirvi che noi ci abbiamo tenuto moltissimo a fare questa lecture verso il World Environment Day dell'UNEP, che è un grossissimo, straordinario partner, è l'organismo internazionale delle Nazioni Unite che si occupa d'ambiente, che è diretto da un bel po' da Hakim Steiner, che è un'altra figura straordinaria, energica, di quelle che ce ne vorrebbero parecchie nel sistema delle Nazioni Unite per cercare un pochino di smuoverlo, e ovviamente con lo straordinario supporto del Ministero dell'Ambiente. Oggi purtroppo non avremo qui il Ministro perché arriverà solo stasera e servirà poi, sarà il suo ruolo importante nella riunione di domani ad Expo, per la celebrazione ufficiale che viene fatta della Giornata Mondiale dell'Ambiente, perché come molti di voi sapranno la Giornata Mondiale dell'Ambiente quest'anno si celebra ufficialmente in Italia, proprio a Milano, anche perché c'è questo collegamento con Expo. Ma torno a bomba, Claude nel suo libro dice proprio questo: noi, quando uscì Limits to Growth, da allora ad oggi le foreste tropicali si sono ridotte del 50%. Quindi io credo che questo sia un inizio importante di questa nostra riflessione della lecture. Noi siamo ancora più felici come WWF di fare questa lecture proprio in questo periodo, perché noi abbiamo cominciato l'inizio dell'anno con una grande campagna che abbiamo definito proprio Zero Net Deforestation and Degradation, che è il nostro obiettivo molto ambizioso di raggiungere
un azzeramento della deforestazione, del degrado delle foreste. Claude sarà molto più in dettaglio, scenderà molto più in dettaglio di me su queste riflessioni. Vi faccio vedere qui la copertina del bellissimo libro che è il rapporto a Club di Roma, che spereremo tantissimo, ci augureremo di poter fare l'edizione italiana tra breve, come ne abbiamo fatte tantissime di altri rapporti, eccetera, e quindi creare ulteriore cultura su questi problemi. Vi faccio vedere contestualmente come noi nell'arco di questi mesi abbiamo anche presentato l'ultima parte del nostro rapporto Living Forests, e Claude, che è stato per anni anche direttore generale del WWF International, sa benissimo come tutto il lavoro straordinario sulle Tropical Forests sia andato avanti. E quindi vi voglio far vedere alcune introduzioni su quello che poi Claude dirà, eccetera. Noi nel rapporto sulle foreste tropicali abbiamo nostro, sulle forest, living forest, quindi non è soltanto sulle foreste tropicali, ma riguarda gli interi ecosistemi forestali presenti sul nostro pianeta, abbiamo anche ragionato su un modello molto interessante e importante, che è stato realizzato dal famoso istituto internazionale dell'analisi dei sistemi complessi, lo IASA di Luxembourg in Austria, che ho il grandissimo piacere di citare più di una volta, perché, come molti di voi sapranno, tra i fondatori di questo straordinario istituto all'epoca della Guerra Fredda, per mettere insieme grandi ricercatori dell'Est e dell'Ovest, c'è stato il lavoro incredibile e straordinario di Aurelio Peccei. E purtroppo nemo profeta in patria. Allora, vi vado molto rapidamente a dire, noi abbiamo fatto sul modello dello IASA, realizzato insieme al WWF, abbiamo fatto proprio che cosa può succedere, la necessità per un'azione urgente per bloccare la deforestazione, perché ovviamente abbiamo degli scenari, il famoso do nothing, cioè non fare nulla, una sorta di business as usual, e vediamo che cosa significa come deforestazione ulteriore in milioni di ettari. Se noi non continueremo a fare nulla per fermare la deforestazione e il degrado delle foreste entro il 2050, ovviamente noi, il nostro obiettivo sarebbe poterlo ottenere entro il 2020. Inutile dirvi che se noi riuscissimo a ridurre in maniera molto significativa la deforestazione, potremmo arrivare invece che a 232 milioni di ettari a 55 milioni di ettari, e questo già sarebbe un grandissimo successo. E l'ultima riflessione che abbiamo fatto in questo rapporto è proprio indicare quelle che sono le grandi aree del pianeta, su cui poi Claude dettaglierà, perché Claude ha fatto un'analisi bellissima nel suo libro di quella che è stata la storia delle foreste tropicali negli ultimi 40 anni e quello che si prevede possono essere i futuri 40 anni. Ebbene, come vedete, qui ci sono alcune grandi aree dove ancora persistono significative porzioni di ecosistemi di foresta tropicale, perché il rapporto di Claude, ve lo ricordo, è stato la Tropical Deforestation, e vediamo quello che noi, nell'indicazione di quello che è il nostro modello sul Living Forest, dà come indicazione di quelle che potrebbero essere dal 2010 al 2030 le ulteriori riduzioni di superficie rispetto alla distruzione delle foreste che c'è in questi ambienti. È inutile che vi dica, ed è il motivo per cui tutta la nostra campagna e tutto, anche direi proprio la lecture di oggi, è intitolata proprio Save the Forest, Save the Humans, perché il nostro obiettivo come WWF è proprio quello di dimostrare in maniera molto concreta e chiara che il benessere degli esseri umani è inscindibile dal benessere e dallo stato di salute, di vitalità e di resilienza dei sistemi naturali. Se non c'è questa accoppiata, non c'è nessuna possibilità di soluzione. Vado rapidamente a chiudervi il ragionamento sulle riflessioni che venivano fatte in apertura da Michele Candotti, relativi a quelli che sono i nostri programmi, che abbiamo, i nostri obiettivi come umanità, che dovremmo riuscire a ottenere nell'immediato futuro. E qui vi voglio far vedere due slide molto interessanti. Stiamo parlando dei famosi obiettivi di sviluppo sostenibile, stiamo parlando di quello che deve essere il dibattito che c'è a livello internazionale, e una serie di grandi scienziati, un po' capeggiati dal grandissimo John Rockstrom, che dirige lo Stockholm Resilience Center, che oramai è diventato una sorta di centro chiave di tutte le ricerche sulla global sustainability a livello mondiale, dal 2009 hanno cominciato a indicare i confini planetari, riprendendo in pieno quello che era il ragionamento che il Club di Roma aveva fatto con i grandi studiosi dell'MIT nel 72, quando, vi ricordo continuamente, non avevamo neanche
i satelliti da telerilevamento che giravano attorno al nostro pianeta per monitorarlo. Il primo satellite da telerilevamento fu lanciato per questo scopo specifico, fu lanciato dalla NASA proprio nel 72, ma alcuni mesi dopo il Club di Roma presentò l'Hemist Growth, che fu presentato a marzo, e invece a luglio fu lanciato il satellite Landsat 1 della NASA, che fu il primo satellite. Quindi allora non avevamo tutte queste conoscenze, oggi le abbiamo, ma gli scienziati sono tornati a fare l'analisi dei limiti. Vedete, 9 grandi tematiche dove non a caso sul Biosphere Integrity, ed è il motivo per cui ve lo faccio vedere in particolare, uno dei motivi per cui siamo molto fuori, siamo oramai in un'area che è andata oltre l'area di incertezza, quindi siamo in un'area di grande rischio, è proprio quello dedicato alla genetic diversity, quindi alla perdita di ricchezza della diversità biologica, che nelle foreste tropicali ha uno dei suoi grandissimi problemi. E se andate a vedere sul Land System Change il perché noi siamo già in una zona di incertezza, quindi con un rischio incrementato rispetto all'area centrale che vedete essere in verde, quindi è l'area dove ancora i confini planetari non sono superati, sono ancora in una situazione, virgolette, dove resilienza e vulnerabilità riescono a stare, come dire, in un buon balance, perché come siamo fuori andiamo più sulla vulnerabilità e meno sulla resilienza, quell'end system change è fuori proprio perché c'è il problema della deforestazione. Gli scienziati, nell'ultima analisi che è stata fatta all'inizio di quest'anno e pubblicata su Science, fanno proprio questa riflessione sul fatto che la deforestazione ha portato il land system change ad uscire dai limiti di, diciamo così, di quello che viene chiamato spazio operativo per l'umanità. Lo spazio operativo dell'umanità è proprio quello di, per rimanere entro quel circolo che diventa, al di fuori del verde, diventa prima giallo e poi diventa rosso. Qui ve lo collego rapidamente all'altra straordinaria analisi che è stata fatta ed è molto importante per i Sustainable Development Goals. Noi abbiamo lavorato molto anche nel tavolo tematico tra Ministero Ambiente e Ministero degli Esteri per spingere tutto questo dibattito internazionale come elemento fondante degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Ebbene, il grande discorso che oramai gli scienziati fanno, che è esattamente quello che faceva il Club di Roma agli inizi delle sue attività, quindi vi parlo degli anni 70, ragazzi, ricordiamoci che stiamo parlando veramente di decenni fa, e quindi immaginate la straordinaria intuizione di queste figure incredibili e straordinarie di cui Aurelio Peccei è stato leader assoluto. E quindi si tratta proprio di indicare un safe and just space for humanity, quello spazio operativo entro il quale l'umanità può campare, perché non possiamo pensare, e ve lo dico con il cuore in mano, oggi siamo oltre 7 miliardi e 300 milioni di individui. Se andate sui siti con il Population Clock, penso al Population Reference Bureau ed altri, vedete addirittura l'andamento della crescita della popolazione in tempo reale. Saremo, secondo l'ultima previsione delle Nazioni Unite, quella di variabile media, nel 2050 9 miliardi e 600 milioni, ma come è possibile dare uno stile di vita, virgolette, simile occidentale a già i 7 miliardi e 300 milioni? È evidente che è impossibile, e quello che sta avvenendo con i famosi new consumers ce lo dimostra. Allora, il grande lavoro che è stato fatto da Kate Raworth della Cambridge University, eccetera, ha detto benissimo, noi ragioniamo su fare fuori quelli che sono i planetary boundaries, quindi i confini planetari che non possono essere sorpassati, perché una volta sorpassati siamo nell'area di incertezza, di rischio, dove la capacità dell'intervento umano a gestire queste cose è praticamente nulla, e vediamo quali sono le fondamenta, che sono le social foundation, e quindi il famoso link tra gli elementi sociali, economici ed ambientali che sono alla base della sostenibilità. Guardate, sulla sostenibilità, come sapete, si chiacchiera tantissimo, si dicono un sacco di, purtroppo, di fesserie, e ciascuno tira la giacchetta della sostenibilità come vuole, ormai è diventato un refrain. Invece dietro c'è una ricerca molto molto interessante. Noi dobbiamo evitare di andare sotto il pavimento e dobbiamo evitare di andare sopra il soffitto. Questo è il nocciolo del problema, questa è la grandissima sfida epocale che abbiamo di fronte a noi. Immaginate quello che sarà Parigi e la COP21, insomma una cosa. Quindi chiudo rapidamente per dirvi che tutta la ricerca scientifica sta ragionando sul famoso nuovo periodo geologico
che immagino molti di voi sapranno che i geologi vorrebbero ufficializzare l'anno prossimo, che appunto si chiama Antropocene, Antropocene, proprio a dimostrazione di come mai tutta la comunità scientifica internazionale chiaramente dice che l'intervento della specie umana e la pressione che essa esercita sui sistemi naturali è equivalente alle grandi forze geofisiche che hanno modificato il pianeta in 4,6 miliardi di anni. Questo è il nocciolo della questione. Però c'è anche la possibilità e la necessità di avere dei semi per un good antropocene. Noi nell'antropocene ci siamo, non possiamo dire che siamo fuori. La realtà del fattore umano è presente fortissimamente, ha modificato gli ecosistemi, non possiamo neanche più definirli biomi come una volta, dobbiamo chiamarli oramai anthropogenic biomes, biomi antropogenici. Quindi vogliamo e dobbiamo tutti essere parte della soluzione del problema per arrivare ai seeds of good antropocene. E in questo vi ringrazio moltissimo, perché la scelta sta in noi e quello che ci suggerirà nella sua lecture Claude Martin è fondamentale per essere attori del cambiamento. Grazie. Grazie Gianfranco. Adesso è arrivato il momento della lecture. Io ho un grande piacere di introdurre il relatore della lecture di quest'anno, il dottor Claude Martin, che è membro del Club di Roma. Claude è nato a Zurigo e ottenne il suo PhD in ecologia dall'Università di Zurigo nel 1975. Poi incominciò la sua carriera in India studiando l'ecologia del Barasingha, il Cervus duracelli, un tipo di cervo dell'India centrale la cui specie è in pericolo di estinzione. Dall'India Martin passò al Ghana, dove fu il direttore dei parchi nazionali fino al suo ritorno in Svizzera nel 1980. In Svizzera, Claude Martin cominciò la sua lunga associazione con il World Wildlife Fund, prima come Chief Executive del WWF Switzerland dal 1980 al 1990 e poi col WWF International, che guidò come direttore generale dal 1993 al 2005. Durante il suo mandato, il WWF divenne la più grande organizzazione ambientalista del mondo, attiva in un centinaio di paesi, e con uno staff di 4.500 persone. Claude Martin e il WWF furono dei veri pionieri dell'ambientalismo mondiale, sviluppando moltissime partnership di grande importanza come la WWF World Bank Alliance on Forest Conservation, the ARPA, Amazon Region Protected Areas Plan, un consorzio che oltre al WWF e la Banca Mondiale includeva anche il governo brasiliano. Inoltre, sotto la guida di Claude Martin, il WWF è riuscito anche a lavorare con grandi aziende come la Fage e Nokia, mettendo su insieme importanti iniziative per proteggere l'ambiente. Questo partnership si vede qua, fra WWF Italia e Unicredit. Dunque, dopo aver lasciato il WWF, Claude Martin è stato Vice Chairman dell'International Institute for Sustainable Development dal 2006 al 2013 e attualmente è il Chancellor dell'International University of Geneva e presidente del Forum Svizzero per la Sostenibilità Natur. Adesso, con grande piacere, passo la parola a Claude, che ci parlerà sulle foreste tropicali, loro stato e loro futuro. Claude. Signore e signori, vi ringrazio per questa introduzione e l'invitazione cordiale. Signore e signori, this is about as far as my Italian goes. And I apologize for that, since of course Italian is the third country language of where I'm coming from. But I have lived, as you have heard, mainly in tropical forests, and there is very little chance to practice Italian in these places. You have heard that tropical forests, since the 1970s, since the time when the Club of Rome report, The Limits to Growth, was published, that was around the time when people became aware of the disappearance of tropical forests. Of course, even previously, tropical forests had disappeared, but in much less a degree than this happened
In those years of the 1960s, 1970s, and increasingly up to the 1990s, when people became very concerned about the loss of tropical forests. Now, I have my whole professional life, I have something to do with tropical forests. First, as a scientist, as you have heard, as a parks manager, and then as the head of a big international conservation. And I still, tropical forests have still been my main interest and my main scientific interest in a way. So when Jürgen Randers, who did the calculations and the modeling for the limits to growth in 1972, became my deputy. He was my deputy when I was Director General of International, and he published recently this book looking back 40 years and 40 years into the future. He asked me whether I would write an aspect on some of my specialty forests. I said, Jürgen, I would be very happy to do that, but I cannot do this on 3 pages. Go away. So then the Club of Rome came and said, so why don't you write your own book? And I said, well, it's true. I have been thinking about this. And the reason I've been thinking about writing an analysis of where we stand with tropical forests was because I got the impression that people were confusing many different things. Tropical forests, tropical rainforests, is a very complex transversal theme that has tentacles into all walks of life. In that sense, it is important to do the analysis. And I realized that information, scientific information, since the 1990s, virtually exploded. And I was myself astonished how much scientific information is available, but it is very segmented in climatology, biodiversity, in land use change, in many different academic disciplines, and nobody really tries to create an overview of what is happening. But there were some other reasons why I thought it was about the time to do an analysis of where we stand with tropical rainforests. Because with the climate importance and the climate debate worldwide, increasingly people started referring to tropical forests as a carbon sink. So this is, of course, a very reductionist view of the world. Of course, climate change is a very important aspect. But when it comes to tropical forests, there are many other aspects that are of relevance. If you look at tropical forests only as a carbon stock, it reminds me of, I think, what Mark Twain once said, if your only instrument is a hammer, every problem becomes a nail. And of course, it leads to wrong solutions when it comes to forest conservation as well. But the last drop in the bucket was a French botanist, a famous French botanist, tropical botanist, who once did a talk in Geneva, and a journalist asked him, so how much primary forest is left on the planet? And this man said, oh, there are no primary forests left. They are all secondary and degraded forests. I said, what? What is this man saying? This is a typical scientist who may be the best specialist on some tree species or some other tropical forest species, but he has no clue. And he walks out and talks rubbish, nothing but rubbish. And that really triggered my motivation to write this book. In fact, we have lost a lot of tropical forests, as Gianfranco has said. Perhaps we have almost still half the tropical rainforest area under primary forest and another quarter under degraded and fragmented forest. But these are all primary forests. This looks like an area here in the Congo Basin which has once been cleared, but this is swamp forest. This is natural primary forest. Primary forest, like here in the Montañas de Tumucumaque, in the state of Amapá, on the northern border to French Guiana in Brazil. This is an area the size of the Netherlands.
a tropical rainforest, primary forest area that has been unexplored in the last 100 years, where probably thousands of undefined and scientifically undescribed species still live. Only a WWF person visited this, Claudia Maretti, visited this area a few years ago for the first time since 100 years. That still exists on our wonderful planet. And that gave me the motivation to prove that stupid French botanist wrong. Because we still have about the area the size of Australia under primary forest. But having said this, of course, the threats are tremendous, that we might lose what we had. When we talk tropical rainforests, then we need to define what we understand under tropical rainforests. This is one of the biggest weaknesses in all of the analyses in the past, that people mix tropical rainforests, seasonal forests, dry forests, and whenever you start comparing figures, they never match. And you get into a huge confusion. So you need to be very clear what you're talking about. It doesn't matter what you declare a tropical rainforest, but you have to be consistent that you always talk about the same sort of vegetation. One of the best analyses was done by Hall and Swain in Ghana, where they... this doesn't have a pointer, doesn't matter. Where they defined the various types of tropical rainforests, not just according to rainfall pattern, but plant sociologically. Because rainfall alone doesn't define a tropical rainforest. It's much more the seasonality of the rainfall. If a tropical rainforest has a longer drought period, then about 2 months over time, over decades, it turns into a different form of vegetation, which I will show you. So you have a cross-section here from Axim to the north, which is shown as a profile there. The highest, what they call high forest, is in the moist semi-deciduous rainforest area, where in fact you have the tallest trees, like this Makore tree, which is disseminated by forest elephants, by the way. Now, here we seem to see the forest, but not the continents. But this is the area that is defined as tropical and subtropical broadleaf forests by the ecoregion exercise of the science unit of WWF US as it existed. This is a relatively broad definition of tropical rainforests, and some people would not declare some areas a tropical rainforest like those in central India and in the southern parts of China, which are of a seasonal nature. But there is a very good reason to use this as a definition, because nowadays all satellite technology, and I'm coming to satellite technologies or remote sensing, are using this as the framework of a definition. And you need to stick to the same sort of definition, otherwise you can't compare areas. This is probably the best equipped scientist, Matthew Hansen, who works at Maryland University in the US, who has produced, together with Google and the American Geological Survey, the most reliable map, the high-resolution forest cover map. This was a precursor for the period of 2000 to 2005, which shows the deforestation, which is shown in red here. All the light green areas, like here, for example, the Atlantic forest in Brazil had been deforested previously. So only the dark areas are the remaining areas that are close to a primary forest. All the rest has been deforested. So effectively, about half the primary forest that once existed in historical times, a little less than that, still exists as primary, and the rest is degraded and fragmented. Not to be forgotten about, because even degraded and fragmented forest can play an important role for species conservation and as well as climate stability. I put a lot of effort into analyzing deforestation rates. Now, the difficulty with deforestation rates is that if you compare deforestation in one period and 10 years later again,
And you compare it with an assessment that has been made by different methodologies or statistics, you at times will find out forest area increased rather than decreased because the confidence interval and the mistake of your estimates is bigger than the difference of deforestation. This is a problem that FAO, for example, ran into because FAO did not use satellite remote sensing technology as it is now known. So they had to backwards correct some of these estimations, which is one of the great difficulties. Now, this is based on the most reliable sources of deforestation rates done exactly by what I said before, the multi-temporal satellite assessments by a number of scientists. And what we see here is that deforestation rates have come down slightly since the 1990s. We have slightly less deforestation, and I'm talking only tropical rainforests, always. I'm only referring to tropical rainforests, not dry forests and other tropical forests. So in this area, in this period, deforestation rates have come down to about, globally speaking, about 0.5%. But we are still losing about 0.5% of tropical rainforests each year. This is about the size, 1.2 times the size of Switzerland every year is being lost. The majority of it, primary forests. So these are the most reliable data. What I have indicated here as well is the net loss. So one has to understand that we have a dynamic of forest loss that is brutto loss. Brutto means total loss of, say, primary forest area. But you also have some regrowth. And if you then net it out, you get the net loss, which is less than the brutto loss of tropical forests. And this is the reason why such organizations, WWF, are calling for a net zero deforestation. Net, that means you account also for the regrowth, natural regrowth. This regrowth is important, but of course it's qualitatively not the same as a primary forest. So here is the FAO data is also shown in these thin lines, and this is the net loss in these areas. You see a rather erratic behavior of Asia Pacific. This was a politically motivated sort of data that was provided by FAO. FAO at times suffers from the fact that the quality of the data they are receiving from their member countries is far from being ideal. If one looks at the current loss, brutto loss of tropical forests, you find that about half, almost exactly half, is lost because of conversion to commercial agriculture. That today is the major driver of forest loss. Commercial agriculture, primarily for cattle ranching in the Amazon, conversion for soy plantations, for cattle feed, again cattle, and palm oil plantations mainly in Southeast Asia and increasingly also in Africa. These are some of the pictures we have seen before on these WWF slides. Now, this is a map. This map, this satellite forest cover map, was based on the high-resolution forest cover map created by University of Maryland, Google, U.S. Geological Survey, and NASA. This is an incredibly detailed map with 30 meters resolution. You can find your back garden, if you have one, and see whether the trees are still there when you return home. It has such a good resolution. The only problem is you need to interpret what is still there, because interpretation and ground verification is an important aspect. On this map, you see a piece of Rondônia in Amazonia. The red areas are those that were lost or greatly degraded, deforested between 2000 and 2012. You see this typical fishbone pattern, which is a consequence of the way clearance happens along the roads that are being cut into the forest.
The dark areas, the black areas have been deforested before 2000 and 2012, before that period. So this is a very rapid process. Effectively, the footprint of meat consumption in the world, not just in the Western world, but also increasingly in the Eastern world, Asian world. This is, you see effectively meat consumption from the satellite. That's the footprint of meat consumption. What is also interesting is that this Pacas Novos National Park here is an effective barrier against this sort of often illegal infringement in these areas. So protected areas become incredibly important as a barrier against this sort of deforestation. As a matter of fact, this area is almost the size of Switzerland, and there is still an uncontacted tribe living in this area. So a tribe, an indigenous Indian tribe, living in voluntary isolation, as we now call it. Since most of these forests, or practically all of these forests, that are converted for soy, palm oil plantations, or cattle ranching, are just burned, not even the timber, or very often the timber is not even used, they are burned. You can imagine what the footprint of a kilo of meat is. As a matter of fact, if you do that calculation of converting it by burning it, and then producing normally just one cow per hectare, with a very low density stocking density of cattle, it comes to a carbon balance where you, instead of buying a kilo of beef for your family, you could easily also sit into your car and drive across Italy. It comes about to the same sort of CO2 emissions. It's absolutely mad. It's the maddest use of land that we currently know. And we need to know the mechanics of that. Why is it possible to convert a piece of tropical rainforest, a hectare, to just produce a few kilos of meat? This, of course, has the reason for this is that we don't have the natural capital doesn't appear in any of the national accounts. So it's a non-valeur, it's a no-valeur. It doesn't appear anywhere. That's at the source of this problem, and something that we need to take into account if we want to be effective in forest conservation in the future. So world meat consumption is driving a lot of deforestation, particularly that half of the conversion for cattle, ranching and beef, and partly also, of course, of palm oil plantations. As you see, meat cattle, that is beef production, is slowing to a certain degree, but increasingly meat of chicken and pig are continuing increasing. And that's driven very largely by urbanization. So there is a direct link of urbanization and the consumption of these products in these forests. Some people have had the hope that with urbanization, the pressure on the forests would decrease. Well, the inverse is true. Urbanization drives land conversion in tropical forest areas simply because urban populations normally have a slightly higher living standard, earn a bit more, and food habits change quite dramatically, as some of the statistics in Southeast Asia are showing. So urban populations consume more meat. The meat diet increases with urbanization. So that is something we have to take into account as urbanization is expected to grow to 2050 to up to two-thirds or even more of the world population living in urban centers. That will drive meat consumption and therefore leave an increasing footprint in tropical forest areas. But we are not defenseless, as the example of Brazil has shown, because for a long time, meat consumption and soy production since the 1990s were following deforestation, or deforestation was a consequence of that sort of growth. But then something happened around 2004, where suddenly deforestation dropped
quite massively to only a fifth of what it was in 2004, whilst the production of meat and soy continued rising. So I have spent quite a bit of time in analyzing what has happened around 2004. It was a combination of outside pressure, pressure from NGOs as well, including Greenpeace and others, who drew increasing attention to the fact that we are eating up the rainforest. There were Greenpeace reports eating up the rain, eating up the Amazon. It triggered a reaction of some of the largest distributors of meat. And there were only a handful of international companies, including McDonald's, who immediately saw their reputation at stake. Reputation is a very important factor to change things. So corporate reputation made them withdraw from or making declarations that in future they would only use beef that comes from deforestation-free production. Then followed the investors. And the Brazilian banks, but also international banks, including the IFC, had to withdraw from cattle ranching. Then came the Brazilian government. Governments always come after the pressure comes. That's natural everywhere in the world. And governments introduced regulation for where areas could be cleared. That land titling became important. But interesting fact was that satellite technology was now so developed that you could see real time where there was deforesting. They compared it with GPS maps, and they had an enforcement system in place. The effect was the decline of deforestation. This is the red one, the red line in the Brazilian Amazon. This is what is called the legal Brazilian Amazon, is the deforestation that we have seen in the previous graph. But deforestation, the actual deforestation that is being analyzed by the high-resolution forest cover map is actually higher than what is just happening in the Brazilian Amazon. So there is some displacement of land use. And we have to be aware that wherever we save tropical rainforests, because we evict that sort of production of soy and beef, we have to be very careful that it doesn't displace some of the deforestation into the Cerrado, into the Chaco, as we have seen it here. But still, it is a success model in terms of forest conservation that would lend itself for learning pieces, not least for Indonesia, which continues with their growth of deforestation. Indonesia is perhaps the most drastic example where policies, forest conservation policies, haven't worked. And these are absolute figures, of course, that we are comparing here. But Brazil is much, much larger than Indonesia in terms of forest area. So in percentage-wise, this is more than twice as high deforestation as in the Brazilian Amazon. In Indonesia and in the whole of Southeast Asia, it is primarily, as I have mentioned, driven by oil palm production. In Indonesia and Malaysia, Indonesia has overtaken Malaysia, and you see the world production is just shooting off almost exponentially into the sky, and we are nowhere near the end of that development. Even Indonesia, despite the fact that they say they will contain deforestation, have a target of doubling their oil palm production. Well, where should that land come from? It is obvious there is a contradiction in what the official declaration is, as we have seen also in Borneo. This is how Borneo looked like, primary forest, red, green cover area here in 1973. By 2010, all the red areas were cleared, mainly for oil palm plantations, but part of it also was lost through these fires in the peat soils that became uncontrollable and created brown cloud in Singapore and other places. And of that area that remains, only the dark green area is now effectively close to being primary forest. That's what WWF has declared the Heart of Borneo initiative to try and save that remaining area. The interesting thing is that
While biodiversity is suffering a huge impact and we are losing species every day, but nobody can quantify it. The ironic thing is we are finding more new species than we can declare species having been lost, which creates the impression, well, it's not all that serious, because we are finding more and more species. Like this one, this slow loris, looks like a pet animal, but I would not recommend it because it has a poisonous bite. This is Kalimantan, a year ago. Areas converted for oil palm plantations, despite the declarations of the Indonesian government. So watch out. Indonesia, the prospects for tropical forest conservation in Indonesia are not very good. From satellite, again with the high-resolution forest cover map, the province of Riau in Sumatra looks like this. The green areas are those that are still under forest. The red areas are those that suffered deforestation in the 2000-2012 period, including this national park, Teso Nilo, which is reputed to be the most biodiverse tropical forest national park in the world. Look at this, it's all red, has been suffering terribly under deforestation. The pink areas are those that were converted, that means cleared, and reforested for mainly for pulp and paper plantations. So they are artificial forests that, in terms of biodiversity, are a total loss. This is what created a brown cloud in Singapore last year, where the responsible minister in Indonesia said when Singaporeans were complaining about the number of people that died and got sick because of the brown cloud, don't behave like children. It was not very popular. Deforestation looks very different in Africa. So the majority of the deforestation in Africa is still smallholder deforestation along those roads that go into the forest areas north of the Congo River here in the vicinity of Lisala and Bumba. And what you see here, you see forest areas being cleared, the red areas, but then you see the blue areas. This is regrowth. So this is the regrowth, the inverse tendency, where forest areas now become declared as forests because they have a certain height. So you have both these tendencies. But in by and large, of course, this leads to fragmentation, and fragmentation of forests is a main driver of biodiversity loss and increasingly important in terms of climate change. If you look, and you probably asked yourself, so where is logging? Where is timber operations? Timber operations were considered an important driver in the past, but timber logging operations, whether legal or illegal these days, lead to degradation. You don't clear. All the degradation, so the degradation is driven by opening up of the forest for logging operations, but it's not the clear felling operation. Tropical forestry, and this is often misunderstood in Europe, tropical forestry is always selective. And when we say in Europe selective logging, we think this is sustainable, but we are very far from sustainability in tropical forests. If you look, for example, at this area has been selectively logged. This is in Malaysia, in Sarawak, where in such hill places you have selective logging that probably will never really recover in the next centuries to something that looks close to a sort of a primary forest because erosion sets in immediately. So selective logging is not sustainable logging. Effectively, of the 403 million hectares that are currently under some sort of forestry management or logging operations, only about 33%, a third, is under approved management plans, and only about 7% is effectively certified according to standards like the FSC, which in effect means they are effectively sustainably managed. So forestry is a very important driver for forest degradation, which then is a,
often a stepping stone to complete clearance. Therefore, my recommendation is forget about tropical timber unless it is certified. But if it is certified, the forest may look like this. This is a forest area I know well in Gabon. After the first cut, you don't see a scar if you do proper forestry in Africa. This is FSC certified forest area in an area at the fringe between moist semi-deciduous and wet deciduous forest areas. It has a wildlife population that is better and more important than even in the adjacent national park, if it's properly managed. Now, we know that closed tropical forests, primary forests primarily, are important water pumps. They circulate in the Amazon about between 25 and 50% of the water is being circulated between the forest and the atmosphere. So the rain is generated by the forest itself, and then, of course, by the currents is displaced into much larger areas south of the Amazon. Today, one even believes that some of this displacement goes even into temperate areas. So they are incredibly important reservoirs, not just of biodiversity, but also of water and water recycling in these areas. A few years ago, a very worrying map has been produced by the University of Leeds and Oxford. Scientists who did an analysis of rainfall anomalies in the year 2005, these are those here on the left-hand side, and 2010. Now, these 2 years were El Nino years, and when El Nino hits the Amazon, it always translates into drought periods, longer drought periods. It happened already in 98. And what then happens with the rainfall anomaly, which is indicated in red, in the top two graphs, translate into what is called a maximum climatological water deficit, where at a certain time of the year, the forest is under drought stress, and what then happens is that the photosynthetic rate drops, whilst respiration of the plant and the die-off of forest because of the drought increases. So they actually measured a flipping from sequestration of CO2 into emission of CO2. These are the first signs. This requires much more science, as we have discussed this morning. It requires much more analysis, but they are the early signs of a very dangerous tipping point in tropical forest areas. And therefore, one of my key recommendations is don't look to the tropical rainforest to save your neck so that you can continue emitting CO2. As a matter of fact, they are much more victim of our CO2 emissions than they are our saviors. Fragmented forests, coming to biodiversity, of course, you can find a very interesting relationship between forest fragments and extinction rates. So the smaller an area is, here on the right-hand side, the higher is the extinction rate. And this is a project that now runs since about 30 years, more than 100 PhD theses have been done on this topic. Was created by, though, the man who wrote the foreword for my book, Tom Lovejoy, which was used to be called the Minimum Critical Size Project. And they have a lot of data of what fragmentation in tropical forests means for species diversity. That's a very important fact, because species diversity, animal species diversity, is the flip side of the forest. You don't have an intact forest if all your wildlife goes. This is a monkey species, the red colobus. I took the picture of in when I lived in Ghana in the 1970s. It's extinct now in Ghana. Forest elephants play a very important role for seed dissemination,
So dissemination of many of the forest plants depend on forest animals, such as these two species, one a liana and the other one is a forest tree. So we always forget that increasingly in Africa particularly we have so-called empty forests, forests that have been shot out because of the isolation and the fragmentation that happens in these forests. This is what we see in the Living Planet report that WWF publishes every 2 years, now based on about more than 10,000 populations belonging to about 3,000 vertebrate species. And you see there that the tropical index is dropping faster than the temperate index. But of course there is a lag time, because here in the temperate zones we have lost a lot of species before the 1970 period when this data collection started. But what is particularly shocking is the drop of the Living Planet Index in the Indo-Pacific and the neotropical areas, where we have lost between 67% and 83% of the population. So this is not extinction rates by species, because you can't really measure it. These are population demographic numbers. But once you are at a very low demographic number, you're very close to extinction, because the population may no more be viable. So this is an important indicator for biodiversity loss in the tropics these days. We have invested a lot of time, and I personally have invested quite a bit of effort through WWF in establishing protected areas. And protected areas play a very important role. About 200 million hectares are on the protected areas in tropical rainforest. And about half of the Amazon basin is now under some form of protection through some of the G7 program that financed forest conservation in Brazil, which then was followed by ARPA, the Amazon Region Protected Areas Plan, where many of us have been involved. And this was a great partnership for forest conservation in the past, which I'm suggesting should be taken up again. The dark green areas are the protected areas in the strict sense. The light green areas are those that have some sustainable use, like Brazil nut gathering or rubber gathering permitted. And the yellow areas are the indigenous reserves. Indigenous reserves play a very important role in the Amazon, in all of the Amazonian states, not just Brazil, because indigenous reserves have a track record of being at least as efficient as a national park in terms of protecting of the forest, because of the interest, as long as the rights of indigenous peoples are legally guaranteed, and that's not everywhere the case. So you find still in the Amazon basin, and that is a great revelation for me, up to the current date, about 70 non-contacted peoples are still living in the Amazon. Unfortunately, they are now being threatened by a new legislation that is risks to be introduced maybe in this year, which would allow mining companies access to some of these reserves. That would be a great disaster, and I think this will be an interesting lobbying topic for the Brazilian government. Try to avoid the revision of what they call the Codo de Mineração, that is currently before the Brazilian parliament, with a lot of pressure from the mining industry. It would lead to... There are currently about 26,000 requests for mining in the Amazon alone pending with the Brazilian government. It will be a total disaster for many of these protected areas. But I think if we all stand together, we stand a really good chance to avoid that. So I'm finishing my book with a number of 17 recommendations, and I just run you quickly through it to give you a gist of what I say to everybody, to you, Michele, to UNEP, to WWF, to KFW, to all the aid agencies, to the World Bank, to GEF, the world community that still has the potential of, and of course national governments, like I should never forget national governments. This, by the way, is a picture of Rio Juruá, which is
which flows into Rio Tajapos and then goes only into the Amazon. So this is one of these large mosaics of protected areas that we have been able to establish, and you have seen on the previous map. So my recommendations fall in conservation principles, effectively focusing on protecting the remaining primary forests in a contiguous forest areas and not fragmented forest areas because of the climate resilience importance. So avoid fragmentation and, for that purpose, protect the rights of indigenous communities. And then, of course, addressing the root causes. And the first one is prevent climate change. I mean, this is just an additional importance. We will have a huge impact on tropical forests if we are not achieving the 2-degree target. This has already 15 years ago, Professor Schellnhuber from PIC in Potsdam has already shown that 2 degrees in many tropical, moist tropical forest areas is the absolute physiological limit. It turns out, I have found a lot of evidence that this is approximately true. Keep food and feed out of the forest because it doesn't even contribute to food security. The palm oil they are producing or the beef is not an element of food security. It's a waste of resources. Sorry. Food waste could contribute a lot if we would reduce the third of food that is being wasted here in Europe, in North America, but increasingly in Asian emerging economies. It will make an important contribution to reducing that demand on these resources. Biofuels have nothing to look for in tropical forests. That's the most wasteful way of using. And the EU has, for a while, has been introducing palm oil for biofuel, biodiesel, from Indonesia. I think it has been reduced or stopped by in the meantime. And then, of course, fight illegal logging, which is an important driver as well. There are a number of strategic directions, continue increasing the protected areas coverage, particularly in Africa and Southeast Asia, and still promote reforestation, bridging between remnants of primary forest can promote the recovery of some of these forests, promote sustainable forest management, and particularly certification, independent certification, without which I think logging cannot be defended. Engage Asian countries in commodity standards. This is something I'm addressing particularly to you, Michele. I think we need to make the Asian emerging economies more aware of what the challenges are. And some of them, I've been an advisor of the Chinese government. They are open to such discussions, but we need to pull our strengths together to establish these commodity standards that help them do the right sort of thing. Promote monitoring of tropical forests at the national level as well, as we have seen in Brazil. Improve agricultural productivity in Africa, because Africa has a particularly challenge. Africa's population, even when we level off by the mid of this century, in the rest of the world, Africa's population just continues growing, according to current UN standards or statistics. And that, of course, will increase that sort of smallholder land use in the Congo Basin tremendously. And then alliances. I've talked about the importance of alliances. I'm a strong believer that such alliances can help. RED, the reducing emissions from deforestation and forest degradation, an important UN instrument. But for too long, we have hoped that it will save our neck. We should not have illusions. It will not save our neck without other means. And then, of course, build strong stakeholder alliances, as I have described them. So this is, you have seen the cover of this book. It exists also in German, and I hope soon in Italian. Thanks to Gianfranco Bologna. Thank you very much. Will you take a couple of questions? Sorry? Will you take some questions? Sure. Abbiamo un po' tempo per qualche domanda, se sono delle domande veloci. Sì. Thank you for the nice
I don't know if you in your recommendations were it was included or not, but the problem about reducing consumption until a kilogram of meat costs 5 euros, it's going to be really hard to reduce anything that comes before that. One example is that in Denmark, a car costs 2 times as much in tax, so there's a lot less cars. When will government actually put that environmental cost and tax it so the actual consumption is reduced, you know, when a kilogram of meat only costs 5 euros, or when a cell phone only costs 100 euros and all those extra costs are not included, consumption will always never be reduced as much. It's only up to people if they feel it's ethical or if they feel it's healthier or so on. I was wondering I'm sure you thought about that, and what do you think about it, and why that pressure doesn't seem to be as high on governments? No. Well, I think you're putting your finger on the greatest fault in our economic system, that we don't have a price for the natural capital. And therefore, it is free of cost. It is effectively free of cost. And we are paying prices that are nowhere real. Of course, we also know that if that system, if that economic paradigm, this is what the Club of Rome is working on, changing the paradigm of our economic system. And increasingly, economists start doubting about that economic paradigm and are looking for solutions. But of course, we are far from a solution there. Increasingly, these markets now shift to other parts of the world. So we have to look for substitute measures, like, for example, establishing standards. So standards for production through certification, like FSC or the MSC. And, you know, I could imagine that meat has been introduced by pressure of NGOs, so that many of the hamburger and other meat companies had to declare they are producing only deforestation-free meat. So there is an instrument, but it's always only partial. It becomes much more difficult when it comes to palm oil, because palm oil is a very dispersed distribution into thousands of different products, from washing powders to shampoos to soaps to foodstuffs. In every biscuit, everywhere you find palm oil, so it's very difficult to trace. We have a standard, the RSPO, the Roundtable on Sustainable Palm Oil, but it's a deficient instrument. It doesn't go as far as this. So I think, my hope is that in the coming decades, when increasing pressure comes on the natural resource base from which our own, the whole humanity's future depend, will trigger more younger and more economic thinking into changing the economic system that allows them to tax that environmental or to increase the price or incorporate the price of these food products. There are many economists that think in that way, but of course we are living in a world system that has its inertia. So I would not give up entirely on it, but we are late. We are late. Other questions? I think you mentioned 2 or 3 times the importance of certified, independent certified team. Yeah. In Italy, unfortunately, it's still getting certified team. It's very little. No. So I would like to know, in your book, there is an analysis of how the availability of timber certified in Europe is going and the world is going or not? Look, I can tell you, I have been a founder of FSC. That was around the Rio conference in 1992, when we realized that governments could not do what was necessary. We created the FSC actually with the hope that it would solve some of the pressure on tropical forests. The current statistics of the FSC shows that 90% is now certified in temperate and boreal forests,
and only 10% in tropical forests, which is a big disappointment for me, and I'm criticizing the FSE for not putting sufficient emphasis on this. The fact, however, is that the largest part of tropical timber is now traded between tropical countries and doesn't come to our into Europe and Asia is an important market. So introducing timber certification in Asia, we are, I think WWF and others are working on this, is an important thing. But timber certification is an insufficient tool. I'm not saying we should drop it, we should pursue it, we should follow it. Legality standards are just a step in that direction, like the EUTR or the FLECT, which unfortunately does not work well neither in Europe. So we have a few tools, but they are not good enough yet. One more question. Yes, back there. Yes, it's just a quick question always regarding the sustainable logging. Do you think we will manage to meet the demand of timber through sustainable logging? Is that viable? Or will there always be a need of logging that is not sustainable? Well, there is, I should have said that I have invited 8 specialists to write short chapters and boxes in my book. And there is one chapter by Jürgen Blaser, who is a Swiss tropical forester, and he has a very interesting vision with regard to this. And he says, effectively, tropical forestry will increasingly have to live not just of the same areas, that means not expanding into primary forests anymore, as still is the case, so contain that sort of expansion into tropical forest areas, but increasingly also from forest plantations. So forest plantations that are not, of course, planted at the expense of primary forests, that would be very wrong, like the Indonesians do, but on that land which is currently fallow land, which can be reafforested. And that would be an important thing, an important element also to cover at least part of the demand for this sort of timber. Okay, we have now 3 brief reflections, starting with Professor Valentini. Yeah. Allora, Professor Riccardo Valentini, forza. Grazie per questo invito, grazie WWF, Unicredit, e soprattutto grazie alla famiglia Peccei. È sempre bello questi incontri ricorrenti, diciamo che sono un momento di riflessione un po' per noi, per i grandi problemi del pianeta. Devo dire sempre in maniera straordinaria, ogni volta le cose che Aurelio e il Grab di Roma hanno detto le dobbiamo riconfermare ormai da più di appunto 30 anni, e questo sì, come dire, è una sorta di ricorrenza, diciamo, di riconoscimento di una grande idea, di un grande allarme che noi non abbiamo saputo cogliere appieno. Quindi oggi io vorrei brevemente, i 10 minuti che mi sono riproposto, diciamo, di commentare un po' la relazione di Claude, soprattutto su guardando un po' l'aspetto del climate change. Lui giustamente ha detto, stiamo dando una grande aspettativa alle foreste, c'è il meccanismo adesso dell'accordo di Parigi che prevede appunto il cosiddetto meccanismo Red Plus, però diciamo, forse stiamo dando troppe aspettative? Ecco, questa è una domanda importante. Poi vediamo alcune riflessioni che soprattutto vanno un po' indietro alla mia ricerca che ho fatto negli ultimi 5-6 anni nelle foreste tropicali dell'Africa occidentale, peraltro nel Parco Nazionale di Ankasa, in Ghana, è stato uno dei miei punti di ricerca, quindi penso che Claude conosca molto bene quella foresta primaria. E quindi ho 3 riflessioni da fare su questo meccanismo Red Plus, sono un po' tecniche, ma spero che siano comunque interessanti. Vabbè, la prima questione, certo, sì, siamo dentro questo climate change problem, siamo sul tema, diciamo, delle policy che sono di fronte a noi, e questo che grafico secondo me illustra molto bene dove stiamo andando e la dimensione del problema. Qui sono gli scenari di emissioni,
che portano a diversi scenari di riscaldamento globale, gli ultimi che l'IPCC ha introdotto, e come si vede noi siamo in questo momento sulla linea che ci porta a un riscaldamento globale intorno tra i 3,2 e 5,4 gradi centigradi, il cosiddetto scenario RCP 8.5, che appunto sono gli 8,5 watt forzanti di energia in eccesso dovuta appunto ai gas serra. Ecco, quindi quello è dove noi staremo oggi, e in realtà dovremo stare sotto i 2 gradi, quindi la linea blu è quella che vedete, che dovremo raggiungere con le nostre politiche, le nostre misure. Ora, ovviamente non abbiamo una fonte di energia totalmente sostituibile al petrolio, al fossile, ma insomma, credo che sia un po' quello che in questi ultimi anni sta emergendo. Dobbiamo fare tante piccole cose, un portafoglio di tante cose che ci possono portare poi a una riduzione delle emissioni, e quindi si sta ragionando ormai nel settore dell'industria, dell'energia, trasporti, edifici e così via. E come vedete in questo grafico che ci dice, che peraltro è tratto dal rapporto dell'UNEP, se non erro, c'è Michele ancora qua, sì, va bene, comunque sono i rapporti molto utili, e si vede come per arrivare nel range dei 2 gradi centigradi noi dovremmo ottenere ancora una riduzione di emissioni dall'agricoltura e forestry, come vedete, due settori abbastanza importanti. In particolare le foreste, ci aspettiamo dalle foreste quindi un contributo importante, soprattutto nella riduzione della deforestazione tropicale e eventualmente nella riforestazione per quanto riguarda la riduzione delle emissioni di gas serra. Come sapete, le foreste giocano un ruolo molto importante, una funzione primaria, la fotosintesi, è quella che ci permette oggi di dire che le foreste rappresentano un sink dell'anidride carbonica, cioè sarebbe ancora peggio la situazione dal punto di vista della concentrazione di anidride carbonica nell'atmosfera se non ci fossero le foreste che catturano ogni anno e immagazzinano nella biomassa appunto il carbonio atmosferico. E questo che vedete voi è un esempio però dell'importanza delle foreste tropicali. Non so se può partire l'animazione. Questa è un'immagine, diciamo, presa dal satellite, quindi misure dirette della concentrazione di CO2 nella colonna atmosferica. Le zone rosse sono quelle a maggiore concentrazione. Vedete, in Africa centrale c'è stato un blob rosso, ecco, quella per esempio è un'attività dovuta alla deforestazione tropicale. Adesso vedrete che anche in Sud America, con la stagionalità, durante soprattutto la stagione secca, cominceranno anche a vedersi appunto delle emissioni di CO2 dovute soprattutto agli incendi legati alla deforestazione tropicale. Ecco, rivedete questo blob rosso qui, e dovrebbe comparire un bel blob anche sulle foreste amazzoniche. Quindi noi vediamo dallo spazio proprio la deforestazione, non solo la vediamo in termini di area change, come ha fatto vedere Claude, ma la vediamo anche proprio come quantità di CO2 che viene emessa nell'atmosfera. Ecco, vedete il blob rosso in Amazzonia. Quindi ormai sappiamo abbastanza bene il ruolo delle foreste appunto sul ciclo globale del carbonio. Prego, la prossima. Ah, sono io. Ah, okay. Quindi noi conosciamo abbastanza bene come funziona il ciclo del carbonio globale, e infatti, come dicevo prima, diciamo, c'è una sorgente fossile dovuta ai combustibili fossili, c'è anche una sorgente dovuta alla deforestazione tropicale di circa 3,3 miliardi di tonnellate di CO2 all'anno. E ovviamente soltanto però quasi la metà di tutte queste emissioni vengono catturate in atmosfera, perché un'altra metà viene ugualmente ripartita come assorbimento tra le foreste e gli oceani, che ci aiutano, quindi i sistemi naturali, ad assorbire la CO2 in eccesso. Quindi questo è un ruolo fondamentale, ma caratterizzato da due aspetti importanti. Da una parte la capacità di assorbimento delle foreste, che non è detto che sia sempre costante e uguale nel tempo, e poi soprattutto dalla deforestazione tropicale, che è comunque una sorgente in emissione continua. Avanti. Ecco, ok. Quindi il tema è come noi integriamo queste informazioni dentro il REDD+. Il REDD+ è sicuramente molto utile. Cos'è? Significa mettere in piedi le politiche per ridurre le emissioni dalla deforestazione e dal degrado forestale, attraverso una loro conservazione, attraverso meccanismi anche finanziari, per esempio, di supporto finanziario per quei paesi che riducono il loro rate di deforestazione. E questo attualmente è in discussione, forse tra i punti dell'accordo di Parigi, che probabilmente saranno più facilmente negoziabili e più facilmente raggiungibili, sembrerebbe. Ora, sicuramente la deforestazione si sta riducendo, i rate stanno leggermente riducendosi, infatti questo grafico fa, diciamo, da parallelo a quello che ha mostrato Claude con la superficie. Queste sono le emissioni di CO2 legate alla deforestazione. Vedete, negli ultimi anni, oltre al picco degli incendi delle foreste indonesiane,
Diciamo c'è stata però una riduzione, oggi abbiamo circa, circa 3,3 miliardi di tonnellate di CO2 di emissione, quindi un po' meglio rispetto al passato. Quindi qualcosa è stato fatto, le varie ragioni l'ha spiegata anche Claude, in questa direzione. Ora, ci sono però tre punti che io vorrei mostrare che sono un po' critiche per il Red Plus. La prima cosa è, questo è l'effetto MAC che si vede sempre ormai, quindi... Però dice, il logging, cioè il taglio della foresta può essere sostenibile. C'era una domanda prima dal pubblico, possiamo tagliare le foreste primarie, tropicali, così magari in modo sostenibile, tagliando qualche albero qua e là, e quindi non intaccando, diciamo, così, il ruolo della foresta tropicale. Bene, i nostri studi hanno mostrato con una serie di analisi, questa è un'immagine ripresa con il LIDAR, con immagini da aereo, della struttura di una foresta tropicale primaria proprio da Ankasa, nel Parco Nazionale di Ankasa in Ghana. E i nostri studi mostrano che anche togliere pochi alberi, perché questo che si chiama selective logging, no? Cioè un taglio selettivo, quindi pochi alberi, diciamo, che non dovrebbero disturbare la foresta, in realtà produce un effetto persistente nel tempo, cioè praticamente la foresta si degrada sia in termini di ricchezza di specie, perché vengono a mancare poi delle specie, una volta che si sottraggono anche un singolo albero o due alberi, si aprono delle gaps, delle buche molto comunque grandi, perché sono alberi molto importanti, e questo fa sì che c'è un collasso di specie che vivevano all'interno di quella nicchia ecologica, quindi questo è ovviamente un classico esempio di, no, di dinamica popolazione ecologica. Quindi c'è in realtà una riduzione persistente, quindi anche dopo 20 anni, 30 anni da questo taglio, la foresta si riduce in biodiversità. E lo stesso ovviamente per quanto riguarda il carbonio, la biomassa immagazzinata. Quindi c'è anche sottrarre poche piante, questo effetto dura anche a 30 anni di distanza. Questo non l'abbiamo visto e questo è uno dei punti molto controversi. Sto dicendo una cosa molto provocativa perché chiaramente da una parte c'è tutto un interesse a sostenere che anche dei tagli molto, molto selettivi possono essere sostenibili. I nostri dati perlomeno per queste foreste dell'Africa occidentale non sembrerebbero confermare. Quindi c'è effettivamente un danno persistente. La seconda questione... E quando noi consideriamo la deforestazione pensiamo soltanto alla biomassa che sta sopra il suolo, okay? Però c'è una parte importante di carbonio che è immagazzinato nel suolo. E cosa fa questo carbonio? Oggi nessuno lo considera nei negoziati, diciamo, per esempio del RED, ma questo suolo, questo carbonio che sta nel suolo è molto vulnerabile e può essere una sorgente di carbonio molto importante. E infatti, per esempio... Noi abbiamo visto che il carbonio nei suoli di queste foreste tropicali possono avere anche un'età molto, molto avanzata. Troviamo carbonio che abbiamo datato con radiocarbonio anche di 300 anni di età che viene immagazzinato. Quindi le foreste tropicali non solo immagazzinano la biomassa, siamo abituati a pensare alla biomassa della foresta tropicale, ma c'è molto carbonio nel suolo immagazzinato ed è importante che rimanga lì fermo, immobile, perché rappresenta una riserva appunto di carbonio atmosferico e come vedete può arrivare anche a 400 anni, anche di più. Ecco, per esempio, gli studi che abbiamo fatto nella conversione da foresta primaria a palma da olio oppure a piantagioni di cocco, quindi quello che dicevamo prima, la conversione tipica che ormai oggi sono noi cash crops, cioè diciamo, le coltivazioni che danno maggiore reddito oggi in questi paesi, ecco, noi abbiamo studiato soprattutto il carbonio nei suoli, cosa appunto non era considerata molto, e si vede che circa la metà di questo carbonio viene perso nella conversione. Quindi noi abbiamo, oltre alla perdita, diciamo, della biomassa, metà del carbonio del suolo di una foresta primaria viene perso in una conversione su una piantagione che potrebbe essere una palma oppure la piantagione di cocco. Abbiamo anche altri dati sul cacao e così via. Quindi questo è un altro secondo punto. Terzo punto, c'è anche qualcosa di emissione di gas serra oltre alla CO2 associata alla deforestazione? Sì, effettivamente, cosa succede? Succede che dopo la deforestazione, quindi la conversione della foresta primaria verso altre forme di coltivazione, c'è subito un picco di emissione di protossido di azoto, che è un altro gas serra molto importante perché ha un potenziale di global warming molto elevato, più della CO2, circa 300 volte più dell'anidride carbonica. Quindi abbiamo evidenziato come la deforestazione, il cambiamento di uso del suolo, produce un picco di emissioni ulteriori che non viene considerato, quindi il problema è ancora peggiore di quello che pensiamo,
perché c'è un ulteriore aumento di emissioni di gas serra dovuto alla deforestazione. E poi, va bene, questa è l'ultima questione che poneva anche Claude, sono totalmente d'accordo, noi stiamo dando alle foreste anche una grande responsabilità, quando in realtà la responsabilità dei combustibili fossili è fortemente nostra, non è certo quella delle foreste, perché la loro capacità di rappresentare un sink di carbonio nel futuro è messa in discussione da, ovviamente, dal climate change, dagli incendi, dalla possibilità di avere anche degli outbreaks di malattie, di insetti e così via. Quindi non è detto che questi carbon sink funzioneranno sempre al rate a cui oggi siamo abituati. Tant'è vero che, e qui c'è un'altra dimostrazione, questo, noi abbiamo studiato la crescita degli alberi in Camerun, di alcune di tre specie appunto di forestali del Camerun tropicali, abbiamo studiato la crescita degli anelli da partire dal 1760 ricostruito fino agli anni oggi moderni per capire se c'era un trend diciamo di crescita nelle piante e se ci fosse stato qualche effetto particolare. Infatti notiamo come in realtà c'è un declino della crescita degli alberi, quindi i nostri risultati mostrano come c'è effettivamente una riduzione della crescita degli alberi tropicali, perlomeno nella zona dell'Africa occidentale. Abbiamo anche altri dati simili che provengono dal Ghana, oltre che dal Camerun. Quindi sembrerebbe che c'è un effetto climatico, forse, perché questo poi è ovviamente messo in relazione anche al clima. E d'altronde, no, è l'ultimo evidenza, è quello che diceva anche Claude, ci sono ormai alcuni modelli che prevedono proprio un effetto del cambiamento climatico sulla presenza addirittura proprio della foresta amazzonica, e come vedete la scomparsa della foresta amazzonica fa parte, è uno dei possibili scenari degli impatti climatici che anche dell'ultimo rapporto IPCC. E quindi chiaramente qui poi la domanda diventa interessante, perché mi ricollego a quello che è stato detto prima, quanto vale la foresta amazzonica, no? Perché siamo abituati a ragionamenti economici. Vi racconto questo piccolo aneddoto e poi chiudo. Quando appunto abbiamo lavorato su questo rapporto IPCC, alla fine diciamo, c'era uno statement da parte del gruppo degli economisti che diceva che l'impatto del cambiamento climatico sul PIL globale era dell'ordine da 0,3 al 3% del PIL globale, no? Il costo della mitigazione, cioè il costo delle misure per ridurre le emissioni, invece poteva arrivare all'ordine del 10-15% del PIL globale. Allora chiaramente sui giornali è uscita immediatamente la notizia sensazionale, è inutile che andiamo a spendere soldi per la mitigazione, ci prendiamo il danno che sicuramente ci costa di meno che spendere i soldi per cambiare diciamo, le tecnologie di produzione energetica e così via. Ecco, però peccato che quella valutazione economica non teneva conto assolutamente del, per esempio, che la Groenlandia sopra i 3 gradi centigradi potrebbe scomparire, o che la foresta amazzonica sopra i 2 gradi in quel tipo di regime potrebbe non esserci più. E allora quanto varrebbe in termini di PIL globale questo tipo di catastrofi? Questo chiaramente è una risposta che non è stata ancora data. Bene, in conclusione, quello che volevo dire fondamentalmente è che sì, abbiamo le foreste che ci aiutano nel ridurre il problema del cambiamento climatico, ma non sono per sempre. In particolare io credo che nell'analizzare la deforestazione tropicale e le misure anche di protezione si debba riconsiderare o rivedere cosa si intende oggi per selective logging, cioè prima di dire sì, potete tagliare le foreste perché sono è un taglio sostenibile, aspettate un attimo, cerchiamo di capire. Il ruolo del carbonio nei suoli, che non è banale, quindi è molto di più l'effetto della deforestazione, la possibilità che ci siano emissioni di gas serra ulteriori dovuti alla conversione della foresta in altre coltivazioni, e poi anche il fatto che quando poi convertiamo la foresta in agricoltura abbiamo un ulteriore aumento di emissioni di gas serra. Quindi alla fine anche le future proiezioni climatiche pongono dei limiti a questa capacità di sequestrare carbonio. In particolare abbiamo visto che l'Amazzonia potrebbe subire un grave evento catastrofico ad alti valori di riscaldamento globale, così come anche altre foreste in altre regioni del mondo. Quindi attenzione, e cerchiamo di continuare a studiare e a dare le informazioni giuste a chi poi deve fare degli accordi che siano buoni per il pianeta. Grazie. Grazie Riccardo. Adesso c'è un breve intervento del professor Marino Gatto, che è del Politecnico di Milano.
Ringrazio il WWF per avermi invitato a dire qualcosa dopo la bellissima lecture di Claude Martin. Quando Gianfranco Bologna mi ha invitato ho detto ma guarda io però non sono un esperto di foreste e tantomeno un esperto di foreste tropicali, ma se vuoi posso tentare di parlare di ecosistemi che sono più vicini ai miei interessi. E allora in un primo momento pensavo di chiamare Oceani, foreste liquide, poi ho scoperto che esiste un libro scritto sulla problemi giovanili che si chiama La foresta liquida, ho rinunciato. E più semplicemente ho chiamato questo mio intervento foreste ed oceani. Anche se, come giustamente ha detto Claude Martin, considerare le foreste semplicemente come dei sink di carbonio è veramente riduttivo, tuttavia questa figura vi mostra qualcosa che peraltro Riccardo Valentini ha già messo in evidenza, cioè il ruolo degli oceani, o se volete degli ecosistemi più in generale, degli ecosistemi marini e degli ecosistemi terrestri. Ovviamente gli ecosistemi terrestri non comprendono solo foreste tropicali, per esempio una grandissima quantità di carbonio è immagazzinato nel suolo della tundra piuttosto che dei deserti. Però questa figura vi mostra come effettivamente la mitigazione dell'incremento di gas serra nell'atmosfera sia operata in misura quasi uguale circa dagli ecosistemi terrestri e dagli ecosistemi marini, per meglio dire dagli oceani, perché in realtà una parte della mitigazione è dovuta a meccanismi proprio di tipo fisico-chimico, oltre che a meccanismi di tipo biologico, che rendono quindi gli oceani dei grandissimi assorbitori di CO2 e grandissimi mitigatori. Naturalmente ci sono comunque degli ecosistemi marini che in qualche maniera possono venire paragonati alle foreste tropicali, quindi che hanno dei ruoli più importanti. Qui l'oceano ha un ruolo più importante che non il semplice assorbimento di carbonio. E quelli che in qualche maniera sono più simili alle foreste tropicali sono naturalmente le barriere coralline, che come le foreste tropicali, come sapete, sono a grande rischio in quanto sono estremamente sensibili ai cambiamenti di temperatura dell'acqua. Naturalmente hanno bisogno di acqua relativamente calda, ma non troppo calda, perché, come sapete, l'acqua troppo calda porta addirittura invece alla distruzione delle barriere coralline, porta allo sbiancamento dei coralli, e i coralli hanno un grande ruolo anche come habitat formers, come sapete. La formazione dell'habitat della barriera corallina permette di albergare in questi ecosistemi una grande quantità della biodiversità marina. Gli impatti sull'oceano sono molteplici da parte dell'uomo. Questo forse è il più famoso articolo che in qualche maniera ha fatto il punto dell'impatto dell'uomo sugli oceani. Come vedete, naturalmente, come al solito, con il colore azzurrino si indica un impatto in qualche maniera basso, e invece con i colori più accesi, rosso e giallo, sono gli impatti maggiori. Come vedete esistono ben poche zone degli oceani che in qualche maniera siano a basso impatto. Naturalmente i maggiori impatti li avete nelle zone estremamente rosse, e sono quelle dove si esercita o un prelievo di biomassa oppure c'è un elevato inquinamento da parte dell'uomo. I tre driver principali di questi impatti sono essenzialmente il cambiamento climatico, ancora una volta, il sovrasfruttamento, quindi la pesca che si esercita sia su specie demersali sia su specie pelagiche, e infine l'inquinamento. Vorrei attirare la vostra attenzione molto sul problema del prelievo di biomassa, perché questo ha anche a che fare con il problema di cui parlavamo prima, parlavate
prima parlava principalmente Claude Martin, che è quello per esempio dell'aumento del consumo di carne e l'aumento di consumo di carne direttamente collegato alla distruzione per esempio delle foreste tropicali. Se noi andiamo a vedere le statistiche della pesca, vedete qui riportato in blu l'andamento delle catture globali, milioni di tonnellate di biomassa, e vedete in rosso invece l'aumento dello sforzo di pesca che è misurato direttamente come potenza dei motori impiegati, è uno dei più efficaci misuratori dello sforzo di pesca. E vedete che nonostante l'aumento del capitale investito, della manodopera, dei gigawatt impegnati, la cattura mondiale è, negli anni recenti è essenzialmente parzialmente declinante. Uno degli indicatori più semplici che usano i biologi della pesca è la cattura per unità di sforzo, perché la cattura per unità di sforzo è il più semplice indicatore dell'abbondanza di biomassa. Come vedete lo sforzo è aumentato, le catture sono rimaste diciamo sostanzialmente costanti se non declinanti, che vuol dire che la cattura per unità di sforzo sta declinando fortemente a livello globale, il che indica un sovrasfruttamento, una diminuzione della biomassa presente nei mari. D'altra parte, se guardate le statistiche dal 1950 al 2000 sugli stock che vengono sfruttati, sia per quanto riguarda pesci, sia per quanto riguarda crostacei o addirittura mammiferi purtroppo marini, vedete che ormai praticamente non esistono stock ulteriormente sfruttabili al mondo e la percentuale di stock che sono o collassati o sovrasfruttati è andato aumentando. Ora, è chiaro che questo è estremamente importante dal punto di vista dei servizi che il mare rende. Uno dei servizi più importanti è quello di fornire proteine pregiate, tra l'altro, perché come sapete la dieta a base di pesce è una dieta che ha molti vantaggi rispetto alla dieta a base di carne, soprattutto di carne rossa. Che cosa sta succedendo? Quello che sta succedendo è che per contrastare questa diminuzione di un servizio gratis che la natura ci fornisce, quella di biomassa ittica, peschereccia, sta aumentando grandemente l'acquacultura. Vedete lì la statistica dell'aumento dell'acquacultura, acquacultura in rapporto alla biomassa che viene pescata, ma quella statistica è della FAO, l'ultima statistica FAO del 2012, ma in realtà noi sappiamo che nel 2014 ormai la biomassa prodotta con l'acquacultura è praticamente uguale alla biomassa che si ottiene con la pesca in mare o anche pesca nelle acque dolci. Naturalmente però l'acquacultura prima di tutto non è un servizio ecosistemico gratis, ci vuole del capitale investito, quindi dal punto di vista economico non è una cosa efficiente. E poi ci sono tutta un'altra serie di problemi che potete facilmente immaginarvi. Bisogna naturalmente spendere dell'energia, c'è un elevato inquinamento che in qualche locale, che in qualche maniera va considerato, l'utilizzo indiscriminato di antibiotici perché dovendo coltivare queste biomasse ad elevata densità è facilissimo che scoppino malattie. Quindi questo è un problema, ed è un problema che in qualche maniera lega le foreste e gli oceani, lega il tutto in un'unica visione, no? Globale. Ricordo anche che soprattutto poi la pesca si sta spostando sempre più verso organismi giù nella catena trofica. Organismi giù nella catena trofica che poi in realtà dovrebbero servire per produrre quella farina di pesce che è messa nell'acquacultura. Quindi un grosso problema, un problema probabilmente di sostenibilità. Quanto sia sostenibile l'acquacultura è cosa estremamente dibattuta e da considerare. Sicuramente una gestione sostenibile invece della pesca a livello oceanico, un accordo internazionale che in qualche maniera rendessero possibile
Ed è possibile, ci sono alcuni casi in cui si è visto che è possibile il recupero, naturalmente il recupero è lento, però bisogna fare qualcosa. L'impatto dei cambiamenti climatici, per tornare a quello che diceva anche Riccardo, sugli ecosistemi marini è ormai evidente, sia in termini di sbiancamento di coralli, sia in termini di riduzione delle foreste a kelp, per esempio, riduzione della vegetazione a mangrovie. Un altro esempio, tra l'altro, di confine tra oceani e vegetazione, e naturalmente in termini anche di impatti su specie carismatiche come l'orso bianco. Stiamo andando, probabilmente dove andremo, questo è un articolo interessante comparso nel 2013 che fa vedere con degli studi paleoclimatici su quello che era successo nel Cenozoico. Nel Cenozoico, 50 milioni di anni fa, avevamo delle condizioni che probabilmente ci fanno capire quello che potrebbe succedere nel futuro. Lo vedete sulla destra, sulla sinistra vedete la situazione attuale e vedete come probabilmente potrebbero cambiare le cose con il spostamento, per esempio, della zona ossigenata in zone leggermente più profonde, la acidificazione, la stratificazione e il cambiamento della struttura della zona costiera. Ho riflettuto vagamente su quale può essere anche proprio l'interazione tra ecosistemi terrestri ed ecosistemi marini. Sicuramente uno dei meccanismi è quello che ha già ricordato Claude Martin, cioè una forte interazione dal punto di vista climatico. È chiaro che sono gli oceani che forniscono l'umidità che in qualche maniera arriva sulle coste, arriva sulla terraferma. E sulla terraferma i grandi catturatori sono sicuramente la struttura orografica, no? Del terreno con le catene montuose, ma poi le foreste, sia tropicali ma anche quelle temperate, 25% ricordava Claude Martin, no? Se non ci fossero le foreste non pioverebbe dove ci sono le foreste, pioverebbe da un'altra parte. Quindi l'interazione oceani, ecosistemi terrestri è sicuramente estremamente importante dal punto di vista climatologico, ma secondo me una riflessione va fatta anche su altri meccanismi, una riflessione che secondo me è mancante nella letteratura scientifica, ma per esempio per quanto riguarda l'apporto di tutti i nutrienti, lo sviluppo eventuale ulteriore dell'agricoltura per far fronte alla richiesta di cibo che sicuramente ci sarà per almeno 2 miliardi di persone in più, poi forse le cose cambieranno dopo il 2050, ma 2 miliardi di persone in più, questo sicuramente porterà a ulteriori carichi di nutrienti, eventuali deforestazioni, anche questo porterà dei carichi di nutrienti, questi carichi di nutrienti attraverso la rete idrica sicuramente finiranno in mare, finiranno negli oceani e in qualche maniera andranno ad influenzare anche tutte le zone costiere che sono per inciso quelle anche più importanti dal punto di vista per esempio della pesca e del prelievo di biomassa. Finisco semplicemente con una notizia che peraltro trovate anche nei foglietti che sono in distribuzione sul banco, che è, ecco, come al solito qui c'è l'effetto Mac, come dice il professor Valentini. Il 23 giugno nell'ambito di Expo 2015 ci sarà una giornata dedicata proprio all'impatto dei cambiamenti climatici sui servizi degli ecosistemi. Adesso qui non riuscite a leggere perché il passaggio da Mac OS a Windows ha distrutto completamente il testo. Ma ci saranno vari interventi di vari speaker che abbiamo invitati da tutto il mondo che parleranno di tutti i vari aspetti coinvolti nell'impatto dei cambiamenti climatici, sia per quanto riguarda le foreste, ma sia per quanto riguarda gli oceani, le malattie, il ciclo dell'acqua, la governance a livello mondiale e le misure possibili di mitigazione e di adattamento. Grazie per l'attenzione.
e buona proseguo della giornata. Grazie Marino. Allora, last but not least, Francesco La Camera del Ministero dell'Ambiente ci parlerà, anche lui dirà dei commentari, anche lui breve. No, faccio solo un saluto, ci mancherebbe. Volevo solo ringraziarvi in verità dell'opportunità di essere qui oggi, in effetti. Alcune volte penso che, come dire, quando uno poi, voi che fate questi studi nelle foreste, è come respirare una boccata di aria, uscendo fuori dalle carte dal lavoro di ogni giorno. Veramente grazie per questo. Penso fra l'altro che dovremmo riprendere un'idea che di cui abbiamo parlato con Gianfranco, poi il tempo alcune volte c'è il nemico, ma io vorrei veramente riuscire a creare un piccolo gruppo che si affianchi al lavoro del Ministero sulle tematiche dello sviluppo sostenibile, che da noi purtroppo per una serie di ragioni forse ha perso un po' di appeal. Ormai noi europei amiamo più parlare di crescita sostenibile piuttosto che di sviluppo sostenibile. Fortunatamente a livello globale questo riferimento allo sviluppo sostenibile è forte, tant'è che, come ci veniva detto poc'anzi da Michele, gli obiettivi del futuro sono obiettivi di sviluppo sostenibile. Si passa da una fase di cooperazione a una fase che riguarda tutti i paesi. Questo potrebbe darci la stura per riprendere a discutere di queste tematiche. Speriamo che in questi giorni si concluda finalmente la discussione sul collegato ambientale. Questo ci darà la possibilità di riprendere il tema della strategia nazionale di sviluppo sostenibile. Penso che questo sia un tema rilevante sul quale non possiamo assolutamente lavorare da soli. Quindi dobbiamo aprirci assolutamente al vostro mondo, al mondo dell'associazionismo, al mondo della scienza. Tanto quanto sia il percorso verso Parigi, tutti i paesi dicono che bisogna fare i conti ormai con la scienza. Nessuno ormai crede di poter discutere l'effetto dell'azione umana sui cambiamenti climatici. Tutti dicono che bisogna essere in linea con la scienza. Solo poi se uno vuole cercare di mettere nel protocollo di Parigi o quel che sarà un riferimento agli obiettivi che la scienza ci offre in termini di riduzione di CO2, e allora diventa difficile, diventa complicato. Quindi c'è tanto lavoro da fare e penso che proprio la società civile, nelle sue espressioni più attente alle tematiche ambientali, può darci una mano in questo negoziato. I tre processi, vi parlava Michele, quelli importanti sono appunto quello sulla finanza per lo sviluppo, che se non verrà risolto in senso positivo andrà a pregiudicare il risultato del vertice di Parigi di quest'anno. Così come saranno importanti le sinergie e i punti di contatto fra quello che verrà deciso fondamentalmente dal punto di vista politico a New York con gli obiettivi di sviluppo sostenibile e il lavoro che si andrà a fare a Parigi a fine anno. Noi come Paese siamo impegnati sia in sede Unione Europea e quindi poi anche a livello globale, perché intanto l'accordo sia effettivamente aperto a tutti. Sembrerà una sciocchezza, ma se questo accordo prende la forma di un protocollo, sicuramente gli Stati Uniti non ci saranno dentro, perché non potranno mai passare attraverso la ratifica del Congresso. E quindi bisogna lavorare sì a un accordo legalmente vincolante, ma che permetta all'amministrazione di Obama di entrare con provvedimenti e decreti a livello governativo. Altrimenti rischiamo di non avere gli Stati Uniti dentro, e se non abbiamo gli Stati Uniti dentro non avremo neanche la Cina, e se non avremo i due non avremo l'India. Quindi è una, come dire, una discussione non semplice, in cui noi ci stiamo muovendo per cercare che la forma legale di questo strumento che dovrà essere adottato a Parigi sia realmente aperto a tutti i paesi. Un altro aspetto del negoziato è che comunque per noi, almeno come Italia in sede dell'Unione Europea, ma penso che questo sia un problema che una tesi si sta affermando, il problema è che Parigi non è un punto di arrivo. Non lo potrà essere, non potrà arrivare a effetti dirompenti, perché non ci sono le condizioni perché ciò avvenga. Ma noi stiamo lottando perché sia un punto di partenza vero. Cioè, quello che per noi è in gioco a Parigi è la capacità
del sistema delle Nazioni Unite di governare la lotta al cambiamento climatico. La vera questione politica è questa, cioè se un'organizzazione multilaterale come le Nazioni Unite è in grado di governare il fenomeno. Allora quello che per noi è più importante è costruire le regole e le modalità attraverso le quali il fenomeno venga monitorato e ci sia una capacità di intervento. Questo dovrebbe essere, almeno per quanto noi speriamo, il core part, la parte principale dell'accordo di Parigi. Poi non voglio esimermi da fare un commento anche alla discussione a cui ho assistito, fra l'altro anche da chi ascoltavo sono venute delle questioni molto, molto interessanti. Così mi pensavo che questo sia un auditorio estremamente preparato a discutere di questi temi. Di una cosa volevo però dire, parlando a proposito dei prezzi. È chiaro che il sistema delle commesse sul mercato è capace di orientare l'attività economica in una direzione di maggiore o minore sostenibilità. Ma ricordiamoci anche che il prezzo non risolve la questione e il mercato di per sé non può risolvere la questione. Quando Gianfranco ci ha esposto quel bellissimo grafico in cui c'erano le aree gialle e rosse, giallo di grande incertezza, rosso dove già si sono superati i limiti, già sul giallo l'economia non ci dà aiuto, perché lì il grado di incertezza non ci permette di stimare un valore. Ecco perché accanto alle politiche di mercato sono importanti le politiche di scala, sono una serie di strumenti che debbono lavorare insieme. Non si può pensare che il mercato riesca poi a fare in toto il lavoro che invece debbono fare i governi assumendosi le loro responsabilità su queste grandi questioni. Quindi Gianfranco, ti ripeto l'invito a riprendere la discussione per fare questo think tank che possa stare presso di noi a darci una mano di aiuto a affrontare le questioni che abbiamo di fronte e che comunque fanno parte della nostra vita, ci appassionano, non le possiamo lasciare, come dire, inascoltate o inaridire. Ok? Grazie. C'era un dibattito, ma ci siamo mangiati mezz'ora di varie cose. Comunque, Claude, grazie moltissimo. Vedete, una magnifica presentazione. E grazie a voi tutti di essere stati qua presenti.